Si sente bene? Buonasera, si sente bene? Buonasera a tutti. Se mi confermate come si vede e come si sente gentilmente. Buonasera, ciao Carmela. Ciao Lina. Ciao Maria Pia. Come? Si sente bene? Ok, qualche minuto e iniziamo. Come dicevo, ci vediamo dopo un po' per un aggiornamento relativamente sia alla situazione dei contagi, ma in modo particolare sulla campagna vaccinale relativa al nostro ambito, perché come sappiamo ormai in una fase dove è chiaro l'intento anche del governo di procedere, seppur gradualmente e con tutte diciamo, le precauzioni del caso, ad una lenta riapertura. L'unico strumento che abbiamo per combattere ormai questa epidemia che ha cambiato il nostro modo di vivere è semplicemente il vaccino. Ed è chiaro che speriamo che nei prossimi giorni, e queste sono le notizie confortanti che ormai ci stanno arrivando, si proceda con una campagna massiccia in modo da cercare di arrivare per l'estate con un'immunità molto alta. Chiaramente sappiamo bene che questo, essendo un periodo appunto dove ci ritroveremo pian piano con una serie di riaperture annunciate anche stasera dal governo, è importante cercare di assumere comunque dei comportamenti responsabili, perché purtroppo i dati evidenziano in modo chiaro che il virus è ancora presente nella popolazione, in modo particolare in Campania, dove siamo ancora zona arancione. Abbiamo comunque un trend quotidiano della curva abbastanza costante, che chiede comunque una certa attenzione. Io penso che possiamo partire con la diretta, solo se mi confermate che si sente bene, perché penso che qualcuno abbia anche qualche problema di connessione, perché in molti mi dicono che vediamo un attimino, purtroppo stasera fa un po' di capricci. Buonasera. Si sente? Confermatemi solo se si sente gentilmente, in modo che possiamo poi partire. Buonasera, buonasera a tutti. Ok, Buonasera. vedo che in diversi mi dicono che si sente bene, quindi probabilmente chi ha qualche problema è legato prevalentemente anche alla sua connessione. Allora, partiamo con diciamo la diretta di stasera, in modo particolare soffermandoci come sempre su quelli che sono i dati della settimana che vengono aggiornati ogni lunedì. Purtroppo in questa settimana, rispetto alle ultime due, in modo particolare all'ultima settimana dove avevamo un indice di nuovi positivi per 100.000 abitanti, in modo particolare un indice di nuovi positivi in termini percentuali molto bassa, avevamo toccato addirittura una percentuale dell'8,4%, nella settimana dal 12 al 18 aprile siamo ritornati nuovamente su dei livelli che richiedono sicuramente un'attenzione, con un incidenza di nuovi positivi per 100.000 abitanti pari a 285,25, rispetto alla regione Campania pari a 232, e questo è un indice molto importante perché è un parametro fondamentale anche per la determinazione delle zone. Così come la percentuale di questa, così come la percentuale di questa settimana è pari all'11,14% rispetto a quella della regione Campania, pari al 10,68%. Quindi c'è stato un aumento di circa 3 punti di percentuale rispetto alla settimana precedente, e questo chiaramente richiede un'attenzione particolare, perché significa in modo chiaro che
purtroppo l'epidemia è ancora tra noi, la curva è ancora molto altalenante, quindi è necessario assumere sempre degli atteggiamenti di grande prudenza. Attualmente abbiamo sul territorio 125 soggetti positivi e è chiaro che questo numero è cresciuto proprio in questa settimana, rispettando quelle che sono le percentuali che poc'anzi sono state riportate. Sappiamo bene che nel momento in cui la curva è stabile dobbiamo continuare ad assumere degli atteggiamenti prudenziali e rispetto però ad un trend governativo che ci impone e ormai in modo chiaro sta dettando la riapertura della maggior parte delle attività, penso che ancora una volta e ancora più forte deve essere l'invito ai cittadini ad assumere quelle poche regole fondamentali. In modo particolare lo chiedo, ragazzi, cerchiamo di utilizzare la mascherina. Sappiamo bene che ormai restare a casa è praticamente, anche da un punto di vista di tenuta psicologica, è veramente molto difficile e complicato, però seppur si esce cerchiamo di assumere degli atteggiamenti responsabili, cerchiamo soprattutto di utilizzare la mascherina. Sappiamo bene che ormai sta riprendendo un po' tutto, così come è ripresa anche la scuola. E è chiaro che anche all'interno dei plessi scolastici, sia all'Istituto Luca Giordano media che elementare, sia alla scuola De Luca Picione, abbiamo dei casi, le classi sono state immediatamente riportate in quarantena, così come previsto dai protocolli, e sono in stretto contatto quotidiano con i dirigenti scolastici e con l'OPC. Stiamo cercando di fare un lavoro veramente straordinario per cercare di garantire quello che ormai è l'obiettivo del governo, perché il ministro Speranza l'ha detto in modo chiaro: quel credito che ci siamo creati nella fase di chiusura lo stiamo investendo nella scuola, perché è chiaro che con la riapertura della scuola e la mobilità sicuramente ci può essere il pericolo di un aumento dei casi. Lo stiamo facendo cercando di uniformarci a quelle che sono anche le misure governative. Una maggiore attenzione però chiaramente richiede la situazione di un istituto parificato presente sul territorio. Purtroppo si è creata una situazione particolare, perché contiamo oltre 10 casi ed è una situazione in continuo aggiornamento. Un lavoro straordinario col dirigente scolastico, che con grande professionalità e responsabilità dal primo giorno ha posto in essere tutte quelle misure necessarie, collaborando con l'OPC a tutela della salute dei propri alunni e cercando di garantire anche quella che poi è la funzione didattica della scuola. Io gli dico grazie, perché siamo costantemente in contatto. Domenica abbiamo lavorato tutta la giornata, purtroppo ho dovuto emettere un'ordinanza di chiusura della scuola la durata di 7 giorni e sono in contatto con il responsabile OPC ambito 3, il dottor Montella, proprio per cercare di determinare quali siano le azioni da intraprendere proprio a garanzia sia dell'utenza scolastica che della stessa collettività, perché è chiaro che per il numero di casi può esserci anche, è chiara e evidente, l'ipotesi di un cluster scolastico, e come tale va trattato, così come sta accadendo in diverse città. Però possiamo stare sereni, perché ormai la situazione è sotto controllo. Certo, io invito anche i genitori ad assumere degli atteggiamenti anche di responsabilità, perché seppur è vero che dobbiamo cercare di garantire quello che è il diritto allo studio, in determinate situazioni non possiamo sicuramente cercare, tra virgolette, di forzare la mano. Io onestamente, rispetto alla situazione di questo istituto parificato, mi sono ritrovato una diffida da alcuni genitori, perché domenica ho chiuso la scuola con oltre 10 casi. Onestamente io
ho anche valutato, e lo farò nei prossimi giorni, l'ho fatto già stamattina, ho segnalato anche ai servizi sociali, perché penso che un genitore che diffida un'autorità, che chiude una scuola sulla base anche dei pareri dell'OPC rispetto ad una fattispecie dove ci ritroviamo con oltre 10 casi concentrati anche in alcune classi, quindi la classica ipotesi del cluster, onestamente penso che ci sia anche bisogna anche valutare una responsabilità genitoriale, perché poi mandare il figlio a scuola in quelle condizioni veramente significa, tra virgolette, mettere seriamente a rischio anche la salute dei bambini. Quindi richiamo tutti ad un senso di responsabilità, perché anche per noi amministratori non è semplice decidere. Lavoriamo, domenica ho lavorato praticamente tutta la giornata insieme al dirigente scolastico, tutti i dirigenti scolastici stanno cercando di mettere in essere tutti i protocolli necessari per far sì di poter garantire la didattica in presenza, ma nello stesso momento di garantire anche la sicurezza dei nostri figli. E voi sapete bene che io dal primo giorno ho sempre anteposto la tutela della salute dei nostri bambini. Quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Dopo aver fatto una panoramica appunto sui dati e su appunto queste situazioni relative agli istituti scolastici, posso anche finalmente dare una bella notizia, perché stamattina, allora, chi dice che la Trente Barone è piena non è assolutamente vero, perché pieno, diciamo, noi monitoriamo costantemente le catene di contagio, quindi da questo punto di vista posso tranquillizzare tutti. Caso isolato con la classe in quarantena, faranno i tamponi come da protocollo 0 e 14 giorni, perché viene trattata tutta come variante inglese, ma possiamo stare tranquilli. C'è un monitoraggio costante su tutti gli istituti scolastici, veramente insieme all'assessore alla pubblica istruzione, ma soprattutto insieme ai dirigenti scolastici stiamo facendo un lavoro certosino, quotidiano, proprio per garantire la sicurezza dei nostri figli. Ritorniamo almeno in questo marasma ad una bella notizia. Stamattina ho firmato il protocollo d'intesa per l'apertura del centro vaccinale a Cercola, il centro che sarà aperto sul centro sociale ed il futuro a via Caravaggio. Avremo ben 3 postazioni e un'autonomia di circa 200 vaccini al giorno. Chiaramente è un grande motivo di orgoglio per la nostra città. Sin dal primo giorno, insieme alla mia amministrazione, abbiamo posto le condizioni, ci siamo rivolti all'ASL, in modo particolare ringrazio la dottoressa Fusco, la direttrice del distretto 50, perché è un'opportunità per la nostra città e sicuramente per tutto il nostro distretto, per tutto il nostro ambito, e collaboreremo con l'ospedale Apicella per cercare di raggiungere quell'obiettivo che il governo si è prefissato e di iniziare finalmente una vaccinazione massiva di tutti i cittadini. Ad oggi, per quanto concerne la popolazione di Cercola, sono stati vaccinati 3.540 cittadini, quindi il 16% della popolazione, di cui circa 500 sono stati immunizzati completamente anche con la seconda dose. Quindi già questa è una percentuale importante, significa che il nostro distretto sta comunque funzionando. Sono state rilevate delle criticità che mi sono state segnalate dai cittadini, perché sappiamo che stanno vaccinando gli over 80, gli over 70, sono in questa settimana iniziato con gli over 60, tutti i soggetti fragili, però stiamo cercando di allinearci, ed è chiaro che avere la possibilità di avere un centro vaccinale sul nostro territorio costituisce una maggior tutela soprattutto per i nostri cittadini. Quindi veramente penso che questa sia una notizia importante per la nostra città, un risultato importante, perché dobbiamo anche ovviamente avere un centro in una cittadina con meno di 20.000 abitanti, significa che abbiamo anche fiducia
da parte del distretto rispetto alla nostra, alla nostra facoltà di poter organizzare questo tipo di servizio, che sarà sicuramente comunque un servizio molto delicato. Si parla di turni che andranno dalle 8 sino alle 22 di sera. Quindi penso che questo sia un obiettivo che ci eravamo fissati con l'intera amministrazione. Ci sarà la grande collaborazione dell'FT, sarebbe di fatto la medicina territoriale, quindi tutti i medici di base del territorio che stanno facendo uno sforzo e a cui va il mio grande ringraziamento, perché già oggi stanno vaccinando in condizioni anche difficili presso l'ospedale Apicella. Io ritengo che questo possa essere per la nostra città un motivo di orgoglio, un grande servizio per i nostri cittadini. Vorrei l'inaugurazione non ci sarà per ovvi motivi, il centro diventerà operativo dal 3 maggio, quindi in pochi giorni saranno allestite tutte le postazioni, il personale, e inizieremo a vaccinare dal 3 maggio. Vediamo un attimino se c'è qualche domanda. Come sappiamo, proprio stasera sono state indicate anche le date di riapertura. Fortunatamente hanno ripreso anche i barbieri e si vede il risultato. I parrucchieri inizieranno dal 1º giugno la possibilità dei ristoranti anche al chiuso. Ovviamente stiamo cercando anche di fare dei regolamenti per permettere ai bar, ai ristoranti che sono qui a Cercola di poter sfruttare gli spazi esterni, perché c'è sicuramente una maggiore sicurezza. Il 15 maggio riapriranno le piscine, il 1º giugno riapriranno le palestre. Quindi piano piano c'è questa fase di riapertura, di fiducia necessaria per l'economia, perché sappiamo le difficoltà che stanno vivendo i nostri cittadini, e dall'altro però è chiaro che necessita ancora una fase di responsabilità. Io voglio, se c'è qualche domanda. Allora, la prenotazione, ci sono i link della regione, si prenota e ci si inserisce in piattaforma con la tessera sanitaria. Quindi basta andare sui siti regionali, ma comunque saranno aggiornate anche le mie pagine Facebook, dove appunto attraverso il link è possibile registrarsi in piattaforma, chiedendo anche ausilio e informazioni. Laddove è necessario ci sono dei numeri verdi. Se c'è qualche altra domanda, penso che ci siamo detti un po' tutto, ci aggiorneremo sicuramente nei prossimi giorni. Io ringrazio tutti, un forte saluto e vi chiedo in questo momento, io penso che è un momento delicato perché, ripeto, siamo in una fase di riapertura e in questo momento il mio appello è di una maggiore responsabilità, ma la cosa più semplice che dobbiamo fare è l'utilizzo della mascherina, e voglio chiudere proprio con questo invito, in modo particolare soprattutto ai giovani, perché per loro è stato sicuramente un periodo difficile, più di un anno che stanno perdendo delle fasi importanti per la loro crescita. Però, ragazzi, è importante l'utilizzo della mascherina. Grazie a tutti e buona serata.